Siamo con il dottor Nicola Pugeddu, tecnico ortopedico con master di primo livello in posturologia, professionista di riferimento dell'Associazione Diabete Iglesias Carbonia Onlus. L'associazione Adicomus ha organizzato uno screening preventivo mirato alla diagnosi precoce e alla prevenzione di una delle complicanze più serie del diabete, il piede diabetico. Dottor Pugeddu, può parlarci di questa patologia e illustrarci quali sono i progressi compiuti negli ultimi anni? Certo, allora la problematica del piede diabetico diciamo che è una delle complicanze più frequenti a carico appunto di persone con diagnosi di diabete. È una problematica particolare perché un piede diabetico non trattato o comunque non curato in maniera approfondita ci dà comunque delle lesioni che possono avere delle problematiche importanti sia a livello personale che a livello sociale. A livello personale perché ci crea dei disagi per quanto riguarda la deambulazione, a livello sociale perché comunque crea tutta una serie di costi a livello del sistema sanitario nazionale che sono comunque e stanno diventando difficili da gestire. Adesso si è cercato comunque di sensibilizzare notevolmente quello che è la problematica del piede diabetico, in quanto è una complicanza che, seguita, curata e trattata in maniera corretta, ci permette appunto di convivere in maniera del tutto positiva e del tutto normale. In occasione dello screening verranno effettuati tre esami non invasivi, tra cui quello con l'ultrabiotesiometro Meteda. Può spiegarci in cosa consiste? In occasione dello screening, come ha detto lei, ci saranno una serie di sistemi che verranno impiegati per aiutarci nello screening e per cercare di fare una diagnosi precoce, che è quello che è l'obiettivo principe di queste giornate che vengono organizzate tramite l'associazione. L'ultrabiotesiometro è un apparecchio che ci permette di valutare appunto la sensibilità del piede. Facendo dei test, sono appunto dei macchinari molto semplici che ci permettono di vedere il grado di funzionalità neurale degli arti inferiori, quindi valutare se è una problematica che va tenuta sotto controllo o se invece possiamo tranquillamente monitorare il paziente sino a delle diagnosi successive, insomma. L'esame compiuto col tapirulan baropodometrico cosa consente di comprendere? Allora, l'esame tramite la baropodometria, che è praticamente il tapirulan che noi utilizziamo maggiormente durante gli screening per il piede diabetico, ma non solo, è un apparecchio che ci permette appunto di vedere quelle che sono le pressioni. Importantissimo perché le pressioni a livello appunto di piede diabetico non vengono tenute in considerazione. Mi spiego meglio, in un paziente che non ha delle problematiche di piede diabetico, delle iperpressioni ci possono dare semplicemente delle zone callose o delle iperkeratosi, che possono essere rimosse in maniera semplicissima. In un diabetico che comunque non ha sensibilità a livello degli arti inferiori, delle iperpressioni possono dare comunque origine a delle lesioni, delle iperkeratosi che poi susseguono delle lesioni e le lesioni possono arrivare sino allo stadio più grave che è quello delle amputazioni. Qui di fronte abbiamo un esempio di baropodometria. Che appunto ci permette di vedere i grafici di quelle che sono le pressioni che il paziente esercita durante la fase della camminata. Importantissimo, come abbiamo detto prima, per una persona che non ha appunto la sensibilità degli arti inferiori, riusciamo a ricavare una mappatura di quelli che sono i passi che effettua durante la camminata. Eccolo qua, questi sono i passi rilevati, ci permette di vederlo in 3D, quindi andare ad analizzare appunto a livello sia visivo ma anche numerico, i passi che vengono effettuati dal paziente. Questa è una valutazione in dinamica, quindi durante la camminata o anche la corsa, e ci permette appunto di valutare se le calzature che il paziente ha indosso distribuiscono in maniera idonea o meno quelli che sono i passi e le pressioni durante la camminata. Ringraziamo il dottor Pugeddu e vi diamo appuntamento allo screening previsto il prossimo 12 dicembre a Iglesias. A voi.